Siamo qui in diretta da Avezzano, come hai detto tu Andrea, giustamente un raggiante Gianni Di Pangrazio, perché questi dati che sono relativi a 6.561 voti scrutinati vedono Di Pangrazio al 33,26%. Se l'aspettava? Beh, mi aspettavo un buon risultato, questo è un risultato ancora più strepitoso perché mi vede davanti almeno di 14-15 punti, questo significa che nonostante ci fossero 17 liste avversarie siamo riusciti a far primeggiare in qualche modo l'identità della città di Avezzano. Noi abbiamo formato 8 liste civiche con i colori e i simboli della città di Avezzano e della Marsica. È importante perché questo rafforza questo nostro territorio, un territorio marsicano che ha bisogno di grande esperienza. Adesso proprio che stiamo affrontando una pandemia così difficile, alle porte non sappiamo cosa potrà succedere e la crisi economica che dobbiamo per forza risolvere. Ci vuole l'esperienza e la città penso sicuramente abbia scelto l'esperienza nella mia persona. Un progetto civico per stare un po' lontano dai partiti tradizionali? Ma un progetto civico perché i partiti tradizionali sono in qualche modo non ben rappresentati qui nel nostro territorio. Noi abbiamo bisogno di ricostruire l'identità anche dei partiti, ma partendo dal nostro territorio di Avezzano e della Marsica. Ci sono altri territori che fanno da padrone, noi abbiamo voluto chiaramente invertire il trend. Ripartiamo da Avezzano, ripartiamo dalla Marsica per ricostruire la politica del domani. Scontato ovviamente, lo abbiamo detto anche prima, il ballottaggio, adesso bisognerà vedere poi quando ci saranno i dati definitivi quello che accadrà, ma Gianni Di Pangrazio già pensa a domani. Beh, noi già siamo ripartiti, non ci siamo fermati, stiamo portando avanti i progetti, colloquiamo continuamente con la città, ascoltiamo i cittadini e soprattutto chiaramente vogliamo riprendere il discorso da dove eravamo rimasti, perché ci sono troppe cose da fare, troppe cose da correggere e noi siamo già in pista, poi conosciamo bene la macchina amministrativa, quindi sappiamo che possiamo partire già dal 4 ottobre. Andrea, sì, a te la linea. C'è una domanda dallo studio di Andrea Costantini. Lei nel 2017 era in vantaggio, poi nel ballottaggio invece ci fu la vittoria di De Angelis. Quale errore oggi Gianni Di Pangrazio non dovrebbe ripetere? Ma innanzitutto era il 26 di giugno quando l'affluenza alle urne diminuì del 7-8%. Io chiaramente non mi accorsi di questa diminuzione di affluenza e naturalmente sono le condizioni totalmente diverse, perché oggi abbiamo una squadra fantastica di giovani, la città mi segue, la città vuole riscattare Avezzano e vuole riscattare la Marsica, quindi è stata un'esperienza che chiaramente la città conosce bene e non rifarà quegli errori. Grazie a Gianni Di Pangrazio.